Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale Le ricette di Loris. Allora, oggi come ricetta facile facile vi voglio far vedere come preparo a modo mio il vitello tonnato, quindi il classico antipasto piemontese. Partiamo con un pezzo di girello, bello fresco, pulito dal grasso, via, dentro una pentola, una carota tagliata in due, una cipolla e ho due gambi di sedano, anche questi li lasciamo qua. Poi copriamo tutto con dell'acqua. Ok. E andiamo a mettere sul fuoco. Dovrà bollire a fuoco basso per circa 40-45 minuti. E andiamo. Ok, pentola sul fuoco, accendiamo, aggiungiamo un pizzico di sale. E lasciamo andare per almeno 40 minuti. Detto questo, il passo successivo sarà fare la salsa tonnata, quindi torniamo di là. Abbiamo bisogno del tonno, vabbè, fin lì, se no non era una salsa tonnata. Qui abbiamo circa 350 grammi di tonno sott'olio scolato. Ok, una manciata di capperi, facciamo qualche filetto di acciuga, un poi della maionese, maionese che abbiamo fatto in casa. Poi se volete vi faccio anche un mini video ricettino di come fare la maionese. Ok. Frulliamo tutto. Vi aggiungo un goccetto di vino bianco perché è un pelino densa, per renderla un po' più morbida. Perfetto, andiamo. Sta più o meno nella consistenza che esce. Lo riassaggio. La riga è perfetta. Ok, ce la teniamo da parte finché ovviamente non è pronta la carne. Ci sono passati circa 40 minuti e abbiamo scolato la carne e anche le verdure e quindi niente, adesso andiamo a impiattare. E, se volete, l'acqua che avete usato per far bollire sia le verdure che la carne potete tenerla e usarla come brodo per dei risotti o boh, se volete cuocerci delle altre verdure dentro, fare un passato di verdura, comunque acqua che ha preso il gusto della carne e delle verdure, quindi se non si spreca è meglio. Prima cosa ci tagliamo due verdurine che ci servono da guarnizione sul vitello. Ok, poi la carne che è bella morbida. Bella rosa, quindi io me la taglio anche così un po' spessina. Ok, e ce la impiattiamo. Abbondiamo pure di salsa tonnata.
No, là. E due di queste verdurine qui che ci siamo fatti, possiamo mettere così. Le punte di asparagi. Ok. Ok ragazzi, antipasto facile e veloce, vitello tonnato alla mia maniera. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi adesso andiamo a assaggiarlo. Buon appetito. Ciao ragazzi.